Ultimo premio speciale che andiamo ad assegnare è legato a Talent Garden, quindi all'utilizzo delle infrastrutture in fondo. Adesso però ci spiegherà meglio Fabio Sferruzzi. Non ho slide, anche perché arrivavo alla fine, quindi. Ma innanzitutto grazie, ripeto, il mio ringraziamento è dovuto innanzitutto al calore dell'iniziativa. Non ce l'aspettavamo ed è stato bellissimo, l'abbiamo vissuto fin dall'inizio, abbiamo inaugurato questo contest in Talent Garden Torino, è stato piacevole farlo, è stato bello vedere crescere questo progetto, insomma, nel tempo. Il grande successo per noi di Talent Garden è innanzitutto essere parte di questa iniziativa e soprattutto vedere che la rivoluzione è open a partire dalle relazioni istituzionali. Batto molto su questo punto, ma è fantastico vedere come appunto una realtà come quella della Regione Piemonte abbia realizzato un'iniziativa come questa che trovo veramente innovativa. Non ce ne sono molte, quindi è una bella occasione per tutti. Insomma, sono fiero e orgoglioso di far parte di questa regione, di aver fondato Talent Garden in Torino. Credo molto in questo potenziale, quindi è ottimo. Chi siamo noi? Chi è Talent Garden? Non tutti lo sapete, siamo uno spazio coworking, quindi banalmente un ufficio condiviso, ma in realtà siamo una piattaforma per favorire lo sviluppo di un ecosistema territoriale, ma nazionale, poi anche mondiale. Quindi in questo caso la collaborazione in questo progetto voleva essere appunto favorire lo sviluppo di progetti simili, quindi innanzitutto mettere l'accento su quanto già detto, cioè che ne nascano di altre iniziative come questa, oppure che continuino. E soprattutto poi premiare chi ha talento sul territorio e chi ha un approccio innovativo verso, ad esempio, in questo caso, l'utilizzo di dati aperti. E con questo approccio che abbiamo analizzato i lavori, li abbiamo analizzati, appunto, ritorno al discorso di questa mattina, con una vena un po' più romantica, nel senso che i nostri spazi sono, il nostro network, la nostra community è fatta da persone che fondamentalmente è appassionata del proprio lavoro, ha voglia di crescere, ha voglia di investire non solo insomma, il proprio tempo in cambio di denaro, ma in cambio di soddisfazione come quelle che stiamo vivendo tutti insieme oggi. E ci siamo immaginati come voi avete realizzato questi progetti. Quindi non tanto il risultato finale, che tecnicamente è stato ampiamente insomma, valutato, ma quanto cuore, lasciatemi dire, c'era dietro il lavoro. Immagino 100% per tutti, però la nostra lettura l'abbiamo identificata qui. Perché? Perché il nostro premio è valorizzabile in X euro, ma per noi è un tot di tempo che i vincitori passeranno all'interno dello spazio Talent Garden. E i nostri spazi funzionano su selezione, cioè selezioniamo le persone, chi seleziona è la stessa community e lo fa principalmente sul primo valore che è quello della filosofia condivisa, cioè della passione per il lavoro. E quindi è proprio su questo che abbiamo valutato i lavori. Speriamo di avere appunto nuovi compagni, nuovi abitanti, come noi li chiamiamo all'interno dei nostri spazi. Allora, chi abbiamo selezionato? Partirei da infografica, mappa turistica analitica del Piemonte, Federica Fragapane, Marco Bernardini e Francesco Maino. C'era Bernardini, se non ce lo siamo persi, eccolo qua. A cui offriamo 6 mesi di Talent Garden del valore di 1.500 euro più IVA, trasformabili in quello che volete, ma comunque il bello è avervi con noi. Grazie, complimenti. Ah, vabbè, anch'io faccio una domanda. Sei contento? Assolutamente sì, certo. Ma hai vinto di tutto oggi, quindi noi alla fine abbiamo dato. Va bene, verrete in Talent Garden? Faremo il possibile perché non siamo basati proprio qui vicino, però troveremo Immaginavo. un modo. Sì.
Ok, ma noi non sapevamo chi aveva realizzato i lavori, quindi è capitato così. Grazie mille. Grazie. Il secondo lavoro, abbiamo diviso il nostro premio per categoria, e il secondo è appunto nella categoria di Data Visualization, ed è Piemonte, i numeri del dissesto idrogeologico, con Lidia Catalano, Paolo Bernocco, corretto, Isabella Reggio, Erika Vicaretti. Complimenti. Grazie a voi. E voi verrete in Talent Garden? Siamo di Torino, quindi direi che siamo sul posto. Bene, grazie mille. Grazie e complimenti. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie Fabio. Buona serata.